C'è un nuovo ospedale da costruire all'avanguardia, ma cosa resta del vecchio ospedale di muraglia in via di demolizione? E cosa resta e cosa arriva all'ospedale San Salvatore? Questi sono stati alcuni quesiti sulla quale è intervenuta la direttrice dell'azienda sanitaria territoriale provinciale Nadia Storti durante il consiglio comunale monotematico sulla sanità tenutosi alla presenza dei vertici dell'amministrazione regionale. Intanto quello che è presente all'interno di San Salvatore, confermo come ha già detto l'assessore, rimane senza nessuna ulteriore costrizione, in particolare per quanto riguarda il punto nascita, sia la ginecologia che la pediatria. Su Muraglia il punto di partenza sarà il mantenimento del polo oncologico. La scelta è stata quella inoltre di mantenere un polo oncologico a Muraglia. Perché un polo oncologico? Perché a Muraglia, nella palazzina, triangolo, dico io, Solazzi, c'è la radioterapia, c'è il bunker della radioterapia, della medicina nucleare, la preparazione dei farmaci e quindi diventava difficile portare via l'ematologia e l'oncologia perché era necessario poi fare continuamente i trasferimenti da una parte all'altra. Quindi la palazzina Solazzi diventerà il polo oncologico dell'ex Muraglia, per intenderci, togliendo tutto quello che sta all'interno, quindi la fisica, la lumaca, le altre attività che poi vi dirò dove vengono spostate, e avremo quindi un polo oncologico unico dove c'è l'oncologia, l'ematologia, la radioterapia e, utilizzando parte della palazzina attualmente della formazione, andremo a mettere la fisica sanitaria che serve per la predisposizione dei piani terapeutici per i pazienti oncologici, quindi la centratura prima di fare la radioterapia, e l'umaca, la preparazione dei farmaci. Quindi diciamo che il polo oncologico non viene assolutamente intaccato. E tutto il resto della struttura, quindi la parte amministrativa, il punto prelievi, chiaramente vengono delocalizzati. Il punto prelievi utilizzeremo altri punti prelievi sul territorio, perché alla fine insomma aumenteremo il prelievi nelle strutture che già abbiamo. Mentre per quanto riguarda la diabetologia, verrà trasferita in una parte vuota dell'ospedale San Salvatore, e le malattie infettive, quelle che ci creavano maggiori problemi perché comunque ci sono dei pazienti abbastanza complessi, prenderà lo spazio del reparto Covid che è stato costruito appositamente per contenere soggetti che hanno malattie infettive, quindi con le pressioni sia positive che negative. Abbiamo avuto una animata discussione con il direttore perché giustamente abbiamo voluto scegliere delle soluzioni migliori, e diamo due piani alle malattie infettive in modo tale che non ci sia promiscuità nel percorso e nella gestione di pazienti interni ed esterni. Quindi questo significa che in questo momento non avremo nessuna attività che viene ridotta.